Al Tamburrini il Castelnuovo non va oltre il pari senza reti con il Monte Giorgio, dimostrando di non aver ancora smaltito del tutto le scorie del KO con il Castelfidardo. Nel finale Croce evita al 94esimo il gol dei locali, salvando sulla linea una rete praticamente certa del Monte Giorgio. Sarebbe stata una vera e propria beffa per l'11 di Fabio, che ha risentito sicuramente delle assenze di Loviso e Ferri. L'avvio di partita vede tanto equilibrio fino al quarto d'ora. Al 15esimo prima emozione di marca ospite, con Manari che in area marchigiana controlla bene il pallone e poi conclude sopra la traversa. Buono il ritmo del match con al 16esimo Emili che impegna in angolo Gagliardini. Si fa apprezzare la squadra di Guido Di Fabio, che con il passare dei minuti prende sempre più in mano le redini del gioco, con i padroni di casa costretti ad arretrare. Le emozioni però si fanno attendere con le due difese che hanno quasi sempre la meglio sui due attacchi. Si arriva così senza grandi sussulti nella parte finale del primo tempo, con più pressione questa volta dei rossi locali, ma di occasioni da rete neanche l'ombra. Logico lo 0-0 dopo i primi 45 minuti di gara. Nel secondo tempo si riparte con Monte Giorgio e Castelnuovo decisi a fare di più rispetto alla prima frazione di gioco. La volontà non manca, ma le idee sono confuse e così i due portieri restano spettatori non paganti del match. Al 22esimo opportunità potenziale per gli ospiti con Di Ruocco, che prova il gol della domenica alzando troppo la mira. Nel torpore di un match opaco, i padroni di casa con Cucù al 28esimo hanno però l'opportunità per segnare, ma l'avanti marchigiano, dopo un intervento difettoso di Olivieri sugli sviluppi di una punizione, gira a lato a due passi dalla porta abruzzese. Passa qualche secondo e sono ancora i padroni di casa e mischia nell'area di rigore del Castelnuovo a far correre un brivido alla difesa nero-verde che si salva. Si entra così nell'ultimo quarto d'ora di gara con le due squadre che si allungano e con gli ospiti che provano a vincere, rischiando al 94esimo, quando però Croce sulla linea salva su colpo di testa di Ficola il gol che avrebbe regalato al Monte Giorgio il gol della vittoria. Di Fabio, non è stato il solito Castelnuovo, gara combattuta, poche emozioni, alla fine stava per uscirci questo 0-0 che poi è stato il risultato finale, però al 94esimo c'è stato quel salvataggio di Croce sulla linea che ha evitato la sconfitta. No, penso che la mia squadra abbia fatto una buonissima partita al cospetto di un avversario che sappiamo che è una buona squadra, quindi non dimentichiamo che la neopromossa è il Castelnuovo, quindi noi siamo venuti qui a fare la nostra partita cercando di vincerla, abbiamo avuto le nostre occasioni per far gol, non ci siamo riusciti, alla fine il calcio è anche questo, perché non mi sembra che durante l'arco della partita avessimo avuto qualche tiro in porta e alla fine la rischi di perdere, come ci è successo domenica scorsa. Chi ha sostituito Loviso, che ha fatto una buonissima partita, i due centrocampisti hanno fatto molto bene, certo Massimo con la sua esperienza dà ancora più tranquillità a questa squadra, però chi l'ha sostituito ha fatto molto molto bene. Noi non guardiamo la classifica, noi andiamo avanti partita per partita, noi stiamo in quella posizione lì, ma dico sempre ai miei ragazzi che noi dobbiamo pensare ad affrontare l'avversario che abbiamo di fronte, provare a batterlo e poi alla fine facciamo i conti, quindi non abbiamo obiettivi, il nostro obiettivo iniziale era quello di una salvezza tranquilla, siamo a buon punto, ci siamo quasi, quindi noi continuiamo a lavorare, a ragionare in questa maniera qui. Adesso passata questa partita ci prepariamo per giovedì per cercare di battere l'avversario di turno. Diciamo che il risultato più giusto era 0-0, tolto l'ultima azione che secondo me a colpo sicuro Dani sembrava gol, invece è stato un salvataggio sulla linea, però dobbiamo essere soddisfatti di quello che abbiamo fatto, perché abbiamo incontrato secondo me una grandissima squadra, abbiamo provato a giocare, in certi tratti ci siamo riusciti, penso che la cosa che mi soddisfa più di tutti è comunque tutta la squadra ragiona tutti con la stessa testa, che è una cosa molto importante, e adesso continuiamo col nostro percorso, che è un percorso difficile, sapendo che dopo Pasqua dovremo recuperare tantissime partite, però secondo me abbiamo una base e una mentalità giusta per arrivare alla salvezza il prima possibile.